Per mantenere vivo il ricordo di un illustre cittadino di Castrofilippo, un pittore, Alfonso Agliata, quest'oggi si celebra il momento conclusivo del nono concorso di pittura dedicato proprio alla memoria di questo vostro illustre concittadino. Sì, abbiamo accettato di buon grado l'invito di organizzare il nono concorso di pittura per Alfonso Agliata anche per valorizzare il tessuto sociale di Castrofilippo e la sua cultura. Con Alfonso Agliata riscopriamo gli angoli magari più nascosti di Castrofilippo e soprattutto l'idea, il valore della tradizione, il tema che l'ASPI quest'anno a livello nazionale ha portato in giro per tutta Italia, la tradizione e la cittadinanza. Quindi per seminare nei ragazzi e anche negli adulti quel valore della cittadinanza, il sentirsi cittadini anche qui a Castrofilippo, cittadini liberi, cittadini soprattutto cultori del valore della legalità, del valore dell'integrazione. Abbiamo anche coinvolto i ragazzi della comunità nomade del paese, quindi per la prima volta hanno partecipato anche loro a questo concorso con le proprie potenzialità. Quindi diciamo che è stato un concorso che ha tenuto conto del tessuto sociale di Castrofilippo in toto. Fofo Agliata non è nato a Castrofilippo, lui è nato a Limpadi, in Calabria. Però dall'età di 3 anni ha abitato a Castrofilippo perché ha seguito il padre nel suo trasferimento da quella città alla nostra Castrofilippo. Da lì praticamente non si è mai spostato da qua, da Castrofilippo, se non per proseguire gli studi. Lui, la nostra amicizia, nonostante ci fosse una differenza di età abbastanza notevole, è nata per caso, poiché un gruppo di amici ci ha invitato una sera per una festicciola, in quanto Fofo Agliata aveva comprato una macchina, una Fiat 850 azzurra, che ancora io obiettai che non ero amico suo, e questi amici mi dissero: non ti preoccupare, perché Fofo è così bravo che non si meraviglierà di questo, anzi ti accoglierà con piacere. Noi ci conoscevamo di vista, da quella sera io ho conosciuto non solo l'uomo Fofo Agliata, ma anche il pittore. Questa è la nona edizione del premio Agliata, che la nostra scuola ha voluto sempre, diciamo già dall'anno successivo alla sua morte improvvisa, dedicare a questo nostro collega, docente della scuola media, nonché diciamo, Filippo. La scuola cerca di tenere vivo il suo ricordo, soprattutto per le nuove generazioni. Cioè i nostri alunni hanno dagli 11 ai 13 anni, almeno per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, e non conoscono questo loro concittadino che ha dato, diciamo, tanto lustro al piccolo paese agrigentino. Il ricordo del professor Agliata è un ricordo veramente particolare, in quanto il professor Agliata è stato un docente degno di essere chiamato docente e nello stesso tempo è stato un grande educatore. E sapeva coniugare alle conoscenze proprie della disciplina le capacità didattiche ed aveva un altissimo senso umano.